E così alla fine siamo arrivati a concludere il ciclo di video del calciomercato e a creare il contenuto che ci accompagna ormai da non so quanti anni, tutte le estati. Vado a creare un video del genere. Chi compra la Juve? Te lo dico io. La prima volta che ho creato questo video era un po' per gioco, per sbaglio, e poi alla fine è diventata una delle serie canoniche del mio canale e che si sono riproposte con più frequenza. Di questo sono assolutamente soddisfatto, e sono soddisfatto del fatto che OneFootball ci stia accompagnando in questo viaggio ormai da anni e che quindi vi possa invitare a scaricare OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione. Scaricatelo perché poi su OneFootball avremo la possibilità di leggere notizie proprio a proposito dei nomi che andrò a farvi adesso. E quindi poi ci saranno le conferme ed eventualmente anche le ufficialità. E un secondo ringraziamento va a voi. A voi che mi state supportando tanto in questi anni, che in questo momento siamo veramente al massimo dell'espressione, che mi lasciate tanti mi piace, tanti commenti sotto ogni video e che state contribuendo anche a crearli questi video, perché questo video qua nasce dai vostri commenti, da tante idee, tante opinioni, tante notizie che mi avete riportato appunto nei commenti di video precedenti e soprattutto un plauso incredibile. Va agli utenti del mio gruppo Discord riservato ai sub di Twitch e mi avete veramente aiutato un sacco nella creazione di questo video. Ho dovuto limare qualcosa dalla lista che avete fatto, ma bene o male siamo arrivati a questa lista proprio anche grazie e soprattutto a voi. Quindi, signori, se questo canale esiste è perché non solo io, stronzo come sono, dedico tanto tempo a tutto ciò, ma perché dall'altra parte ci siete voi che siete più stronzi di me e dedicate ancora più tempo a tutta la visione di questi contenuti. Quindi mettetevi comodi, inizia ora il video e poi sarà sempre divertente negli anni andarli a rivedere successivamente e dire: ma di questi nomi, del chi compra Juve, te lo dico io, ne hai beccato anche solo uno? Non dico tanti, uno. Via. In porta Donnarumma, e lo sappiamo, questo è l'unico vero nome per la porta. Esce Szczęsny? Non esce Szczęsny? Se esce Szczęsny, allora Donnarumma va fatto. Se non esce Szczęsny, Donnarumma può benissimo firmare per altre squadre. Ora l'ho fatta un po' troppo semplice. Sappiamo che non è assolutamente così. E sappiamo bene che la Juventus è interessata a Donnarumma, ma Donnarumma ha anche altre offerte sul tavolo. Io ho già dato la mia benedizione. Sono assolutamente favorevole all'acquisto di Donnarumma su Szczęsny. Per un discorso di età, per un discorso di potenzialità, per un discorso anche di appartenenza di un giocatore che possa andare a ricreare la tradizione juventina di un portiere, del portiere, non di un portiere, del portiere titolare della nazionale italiana, come è stato e come è sempre stato nella storia della Juventus. Quindi questo è un grande sì per Donnarumma. Tanti mi stanno dicendo: però sai, c'è Raiola, ce lo vuole portare via. Io tutte le volte però che ho visto giocare Pogba mi sono emozionato, quando vedo giocare De Ligt continuo a emozionarmi, e sono giocatori della scuderia di Raiola, dovesse arrivare Haaland sarei contento. Quindi faccio un po' fatica a focalizzarmi sul procuratore, vado più a vedere le caratteristiche tecniche importanti e da giocatori veramente top nel panorama calcistico mondiale, quindi sarei veramente contento dell'arrivo di Donnarumma, bisogna vedere se riuscirà a incastrare questa cosa. In difesa invece due nomi su tutti. Vabbè, partendo da Romagnoli, il primo sempre ex Milan, Milan, ex capitano del Milan, capitano del Milan anche se vogliamo, quindi giocatori importanti per il Milan negli anni, non è più titolare, è un giocatore in uscita, la Juventus ha proposto lo scambio alla pari con Bernardeschi, anche qua scuderia Mino Raiola, anche Bernardeschi scuderia Mino Raiola, quindi potrebbe essere interessante questo scambio per tutti e due. Ovviamente si parla di Romagnoli in ingresso solo ed esclusivamente nel caso in cui possa uscire uno tra Chiellini e Demiral o Bonucci. Comunque dovesse uscire un centrale, immagino, anzi spero, non De Ligt, spero di poterlo lasciar lì che è sempre scuderia Raiola, quindi lasciacelo per altri 10 anni, poi mettilo dove ti pare. Però capisco che potrebbe essere un'operazione interessante per ammortizzare il costo a bilancio di Bernardeschi, creare una plusvalenza magari entro il 30 giugno. Queste sono le classiche operazioni di mercato che si possono fare eventualmente per favorire il bilancio e cercare di sistemare un po' tutti i conti entro il 30 di giugno. Un giocatore che sembrava destinato a tutt'altra carriera e che ora al Milan è un po' ai margini, non mi fa impazzire sinceramente. È anche vero che è uno dei pochi centrali mancini rimasti in Italia, nel campionato italiano, e quindi potrebbe davvero sostituire Chiellini, non ovviamente per potenziale, non per storia juventina, non per grandezza, quanto più per caratteristiche tecniche pure, che vanno a ricalcare un po'
Lorma, il generale di quello che è stato Chiellini nella storia del calcio italiano. Il secondo è Milenkovic della Fiorentina, prospetto interessante di cui si sta parlando un pochino in orbita Juventus, anche ed eventualmente, esclusivamente per sostituire Demiral, perché lo sappiamo, Demiral è uno dei pochi nomi all'interno della rosa della Juve sacrificabili, perché la Juventus non mette un veto assoluto su Demiral. È consapevole del fatto che è un giocatore che ha mercato, è consapevole del fatto che è un giocatore che con gli ultimi due tecnici non è mai stato un titolare a priori, e quindi tenere un giovane non titolare con potenzialità e che costa tanto a guardare è stupido sia per la società sia per il ragazzo. Quindi dovesse uscire Demiral, si potrebbe andare su un profilo come quello di Milenkovic, che è un difensore che sta conoscendo assolutamente, conosce da tanti anni il campionato italiano e che potrebbe essere interessante. Ma come vedete sono tutte trattative legate, ne abbiamo già parlato in tanti video. La Juventus in questo momento deve fare alcuni ingressi che sono il terzino sinistro attaccante, e gli altri ingressi che fa sono tutti legati a potenziali uscite. E proprio di terzino sinistro adesso andiamo a parlare, perché Emerson Palmieri è uno dei nomi più chiacchierati, forse uno dei nomi più probabili, uno dei nomi da sempre in orbita Juventus, classe 94, è stato panchinato nel Chelsea, che poi ha vinto la Champions League, giocatore che in Italia tornerebbe volentieri, conosce già il nostro campionato, giro della nazionale, costo del cartellino non elevatissimo e che potrebbe rilanciarsi all'interno della Juventus. Giocatore tecnico, di spinta, che vedremo sicuramente protagonista quest'estate con Mancini agli europei, lui e appunto Spinazzola sono i due titolari sull'out di sinistra. Non riesco ancora a capire se potrebbe arrivare come sostituto di Alexandro o come riserva di Alexandro per giocarsi il posto da titolare tra i due. Sicuramente il giocatore più giovane, Alexandro classe 91, appunto lui classe 94. Bisogna capire anche un po' il livello del Palmieri di oggi, perché non mi ha mai emozionato particolarmente questo nome, non mi scalda il cuore tutt'oggi, però sappiamo bene che lì abbiamo un buco e ci serve un giocatore in più da inserire all'interno dell'organico. L'altro è Gossens, che è il sogno, no? Un po' il giocatore più chiacchierato. Credo che le probabilità, le possibilità di arrivo eventualmente di Gossens siano veramente molto, molto, molto basse. Sarebbe interessante anche capire come potrebbe muoversi all'interno di una difesa 4 fissa, oppure magari Allegri davvero vorrà giocare col 3-5-2, quindi Gossens da una parte, Cuadrado dall'altra, però poi non capisco Chiesa, Kulusevski dove li vai a ficcare, quindi diventa un po' più complicato il discorso. Costa tanti soldi, nazionale tedesco, nel giro della nazionale tedesca, giocatore che con l'Atalanta ci ha fatto vedere veramente tante, tante, tante belle cose, ripeto, non penso che possa però arrivare alla Juventus, ma è un nome molto molto chiacchierato, è da anni che si accosta al nome di Gossens alla Juve, ma anche questa non la vedo la sessione di mercato giusta per farlo arrivare a Torino. Poi sono contento di sbagliarmi nel caso. Poi c'è Florenzi, che non è un terzino sinistro ma bensì un terzino destro, ne abbiamo parlato nel video che abbiamo fatto sullo scambio con Szczęsny, ecco, questa è l'unica motivazione vera e propria per far arrivare Florenzi alla Juve, la possibilità di liberarci, tra virgolette, del peso legato al portiere per poi sbloccare il Donnarumma di cui avevamo parlato prima. Sapete bene che per me è un'operazione che ci può stare, Florenzi è un giocatore un po' unico a livello di caratteristiche, anche lui nazionale italiano, giocatore esperto, classe 91, un po' come Danilo, quindi ci sarebbe questa ridondanza di terzini destri, se vogliamo metterci anche Cuadrado, mettiamoci anche Cuadrado, con una certa esperienza, diciamo così, quindi sarebbe una corsia di destra molto molto esperta e con poca gioventù, ma con tanta gamba e con tanta intelligenza, con tanta tecnica anche, se vogliamo, quindi sarebbe assolutamente il top, anche perché poi Danilo lo puoi spostare a sinistra, Cuadrado lo puoi alzare, lo stesso Florenzi lo puoi alzare, lo puoi impostare a centrocampo come mezzala, quindi sono giocatori che meno male hanno tanta duttilità, ma dovessi andare ad acquistare ovviamente il cartellino di Florenzi non lo farei. In uno scambio che ti permette di sbloccarne un altro per far arrivare a Donnarumma invece penso assolutamente sì. E poi ci sono i play. Ne abbiamo già parlato tanto, Manuel Locatelli. Ora si sta un po' raffreddando la pista Locatelli, perché la Juve non sembra proprio disposta ad andare a investire così tanto in un giocatore come Locatelli. Il Sassuolo ce l'ha detto, vorrebbe soldi, cash. Non si parla di altri giocatori, o almeno questa è l'idea, la preferenza del Sassuolo in questo momento, che addirittura vorrebbe aspettare post-europeo. Nel momento che aspetti post-europeo, la cifra di Locatelli può anche alzarsi. Verratti in questo momento non sta bene, non sarà titolare nelle prime partite dell'Italia, appunto, ad Euro 2020-2021,
E quindi Locatelli potrebbe essere il titolare, ha tutte le potenzialità per essere titolare, vedremo se sarà lui e quindi il prezzo potrebbe alzarsi ancora di più. La Juve forse non è disposta in questo momento a accettare l'asta. Era un giocatore che aveva iniziato un discorso con Fabio Paratici, che in questo momento a termine di giugno non sarà più un tesserato Juventus, non sarà lui a gestire il mercato della Juve, quindi potrebbero anche cambiare le gerarchie, anche perché un conto è Pirlo vuole Locatelli, un conto magari Allegri non è più disposto ad aspettare magari un ragazzo in un ruolo così delicato, e quindi si va a parlare appunto di Pjanic, che è un po' l'alternativa forse in questo momento, low cost, esperto, che conosce l'ambiente, che conosce l'allenatore. Sapete come la penso? Per me è un grande no. Il ritorno di Pjanic, preferirei assolutamente l'acquisto di Locatelli, andare in prospettiva, anche perché è giusto iniziare a ragionare un po' nell'investire nel centrocampo e non solo, sempre solo le occasioni di mercato, come sono state Ramsey e Rabiot, per dire negli ultimi anni, come è stato Arthur Pjanic proprio l'anno scorso, dove in Arthur abbiamo intravisto qualche potenzialità, abbiamo intravisto una buona tecnica di base, un buon possesso palla, una buona difesa del pallone, l'età è dalla sua. Però non c'è mai, non c'è mai, perché questo mercato continuo fatto di occasioni. Poi è ovvio che se un giocatore è in uscita da quella squadra non vuole più puntare su di lui, a meno che non sia una situazione contrattuale delicata come all'epoca fu quella di Eto'o nello scambio con Ibrahimovic, c'è un motivo se non gioca in quella squadra o se gli si preferisce qualcun altro. È ovvio che il ritorno di Pjanic sarebbe poi finalizzato appunto all'arrivo di un altro centrocampista, quindi un grande investimento a centrocampo, non nel ruolo di play, dove appunto andiamo a inserire soltanto Locatelli e Pjanic in questo momento, bensì nel ruolo di mezzala o di trequartista, comunque di giocatore di qualità in grado di fare la differenza a centrocampo. E ripeto, è anche ora. È anche ora perché non stiamo investendo nel centrocampo dall'acquisto di Pjanic. L'ultima volta che la Juventus ha veramente pagato tanto un centrocampista è stato Pjanic, o se vogliamo McKennie quest'anno, che è stato riscattato, perché poi Arthur arriva in uno scambio, perché poi Khedira arriva a parametro zero, Matuidi, ecco, Matuidi è stato pagato qualcosina, Rabiot Ramsey è parametro zero, Bentancur, discorso Tevez, un po' così, Vidal e Pjanic, meno male, gli ultimi che abbiamo pagato, e Matuidi, che abbiamo pagato un po' di soldini. Anche basta. E appunto il nome che avevo fatto è Milinkovic-Savic. Se il male è non prendere Locatelli, ma prendere Pjanic per andare ad investire su Milinkovic-Savic, ben venga. Io un po' di tempo fa, forse successivamente all'esclusione, anzi all'eliminazione della Champions contro il Porto, ho detto bene, d'ora in avanti il mio dogma, il mio obiettivo sul mercato sarà Milinkovic-Savic. Io voglio Milinkovic-Savic perché è un giocatore che non ha mai giocato in una big, perché in Italia ha sempre solo giocato nella Lazio, quindi magari ha voglia di giocarsi le sue carte nel next level. È un giocatore che ha delle caratteristiche tecniche e fisiche veramente molto molto importanti. È più giovane di Paul Pogba, prenderebbe meno di Paul Pogba. Il cartellino invece potrebbe essere un problema, soprattutto con Lotito, che sappiamo non è uno che ama regalare i propri talenti, no, proprio no. Però certa, Milinkovic-Savic anno dopo anno è sempre stato in uscita dalla Lazio e poi è sempre rimasto lì. Non rimarrà vita, Lotito non potrà più chiedere i famosi 100 milioni che aveva qualche anno fa. Il Covid ha abbassato ovviamente i prezzi del mercato e potrebbe essere veramente il profilo interessante e giusto da andare a acquistare ed inserire nel contesto Juventus di Allegri. Poi ad Allegri questi giocatori piacciono. Già 2 anni fa era il nome che aveva individuato come inserimento nel centrocampo della Juve per il futuro della Juventus. Con 2 anni di ritardo, il ritorno di Allegri ed eventualmente l'arrivo di Milinkovic-Savic, ecco, si potrebbe ricominciare da dove si era un po' lasciato tutto. Anche perché se non lo prendiamo noi, poi il rischio è che vada in qualche squadra, sempre in Italia, che lotterà o lotta per lo scudetto, dopo potrebbe essere un problema perché sicuramente il centrocampista è di assoluta qualità. Paul Pogba invece è il cavallo di ritorno. Non penso che da quando è andato via ogni anno chi compra la Juve, te lo dico io, il nome di Pogba sia stato inserito. Ancora una volta lo ripeto, penso che le possibilità siano veramente basse. Ad oggi l'unica plausibile che mi immagino è il fantomatico e fatidico scambio con Cristiano Ronaldo. Accadrà? Non accadrà? Vedremo. Ieri il Manchester United ha pubblicato la foto di Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo dicendo questi due. Ragazzi, se volete la discussione è aperta, lo sapete, io lo scambio Ronaldo Pogba lo farei. Ed è l'unico motivo per cui andrei a cedere Ronaldo. Dio, l'unico non è vero, perché Haaland, Mbappé,
Ce ne sono dei profili con cui andrei a scambiare, però li considero abbastanza improbabili e impossibili. Scambio Ronaldo Icardi per dire, no, non lo farei. Cristiano Ronaldo è un giocatore unico, inimitabile, non ve lo devo raccontare io. È certo che noi un buco a centrocampo ce l'abbiamo, Pogba da noi ha giocato bene, Allegri lo conosce, è un giocatore che anche lui inizia ad avere i suoi anni, perché è un 93, non dimentichiamocelo, quindi 28-29 anni, però 3-4 anni ancora ad alti livelli ce li ha, forse anche 5 in un ruolo come il suo a centrocampo, in cui è la tecnica poi a fare la padrone, potrebbe anche arretrare, giocare da regista una certa, giocare un po' più da fermo, se proprio proprio il fisico inizia a mollare. E Pogba mi piacerebbe tanto, però più andiamo avanti con gli anni, ve l'ho detto, tutti gli anni c'è, arriveremo a un punto in cui diremo no, non lo voglio più, perché gli anni passano per tutti, passano per me, passano per voi, passano per Ronaldo, passano anche per Pogba. Quindi se vuoi comprare Pogba, forse questa è davvero l'ultima sessione di mercato in cui puoi farlo, a meno che poi non vada a scadenza di contratto, si palesi l'opportunità di prenderlo a parametro zero, lì cosa fai? Non lo pigli? Ma secondo voi Raiola lo fa andare via a parametro zero? Forse sì, per una commissione di 30 milioni nelle sue tasche, un po' come i 20 per Donnarumma. Forse sì, ma parametro zero poi non è. De Paul, ecco, De Paul mi piace tanto. De Paul è un giocatore che mi piace tanto. Credo che in Italia Milinkovic-Savic sia il top e il semi-top possa essere considerato De Paul. È un giocatore che ha tanti gol nelle sue gambe, ha tanti assist, ha tanta geometria, giocatore completo che si sta adeguando tanto al calcio italiano ed europeo. Titolare della nazionale argentina, nell'Udinese ha fatto delle bellissime stagioni, nelle ultime due poi si è specializzato anche a giocare a centrocampo, prima era un giocatore molto più offensivo, giocatore pronto. Ragazzi, il De Paul è un giocatore assolutamente pronto per il salto di qualità in una big, per iniziare a giocarsi lo scudetto, per iniziare a giocarsi dei posti in Europa. È un giocatore che se te lo fai scappare ora, poi te ne penti anche per un classe 94. Quindi anche qui il discorso è, se vuoi investire su certi giocatori, questo è il momento. Perché poi fra 2-3 anni è tardi, sono trentenni e non ha più senso andarli a prendere. Se li vuoi prendere oggi, invece sì, sarei contentissimo di un arrivo di De Paul. Sicuramente ha delle caratteristiche fisiche e anche tecniche, perché sono più sopraffine le sue doti tecniche, ma a livello fisico non è Milinkovic-Savic. Quindi forse Pjanic esclude De Paul nella mia testa, non tanto per il ruolo quanto più per la struttura fisica del ragazzo, perché il nostro centrocampo non è proprio massiccio, ecco, diciamo così. E lo sappiamo bene invece ad Allegri, giocatori grossi, grossi, diciamo, come Khedira, Mandzukic, giocatori importanti a livello di struttura fisica, piacciono. In un centrocampo a due più che altro farei fatica a vederlo, in un centrocampo a tre invece assolutamente sì. Quindi c'è questo asterisco, ma a me il giocatore piace. Poi c'è Aouar. Aouar, che fine ha fatto Aouar? L'anno scorso si dava vicinissimo alla Juventus, diceva c'è già l'accordo, qui poi si è preferito Chiesa. Anche qua, magari la trattativa l'aveva fatta Paratici e in questo momento il giocatore non è più appetibile per la Juventus, o il Lione vuole troppi soldi, o il giocatore non è più disposto a venire alla Juve e vuole andare da qualche altra parte. Se ne sta chiacchierando veramente poco di Aouar. Io personalmente non lo conosco troppo, l'ho visto giocare quelle poche volte che ha giocato contro di noi e basta. Non seguo la Ligue 1, quindi non so dirvi effettivamente il livello del giocatore. Sicuramente è giovane, di prospettiva, della Francia. Quindi sicuramente dove nascono i talenti, ecco, basta guardare un po' la nazionale italiana, la nazionale francese, scusate, agli europei, ed è una squadra di assoluto rispetto. Potrebbe essere interessante, perché sicuramente aggiungere qualità a centrocampo non è male, forse un po' il discorso fisico come quello che abbiamo fatto per De Paul, e non so quanto possa essere davvero un giocatore per Allegri, però attendiamo, perché, ripeto, uno se non due colpi di centrocampo vanno fatti. Cioè qua la qualità del reparto va innalzata, guardate quanti centrocampisti fino adesso. E l'ultimo è Çalhanoğlu invece a centrocampo, che non è esattamente un centrocampista. Nel Milan ha giocato spesso meglio avanzato, sulla tre quarti, tre quarti centrale, tre quarti di destra e di sinistra, a seconda della posizione, a seconda del momento, della formazione. È un parametro zero, a zero ovviamente è un giocatore interessante andare a prendere, però quando poi pensi che devi dargli 6-7 milioni di euro l'anno, il rischio è che possa diventare, non dico un Ramsey, ma quanto più un Rabiot, magari un giocatore che ti fa delle buone prestazioni, ma non da 6-7 milioni all'anno. Ricordiamoci che il Rabiot che arriva 2 anni fa, arriva in una Juve pre-pandemia,
una Juventus che non aveva l'idea di abbassare il monte ingaggi, di ridurre anche eventualmente l'età media della rosa, non che Rabiot sia vecchio, però era tutto un altro progetto, quello della Juventus. Ad oggi 7-8 milioni di euro penso che possa essere, non dico il tetto massimo, ma quasi. Io spero che la Juventus oltre i 10 milioni non li vada a dare a nessuno. Si parla del rinnovo di Dybala a 10 milioni, già secondo me è molto molto molto, si parla di Donnarumma a 10 milioni, è tanto tanto tanto, eventualmente gli dai anche De Ligt, però dopo mi viene anche un po' l'ansia, e darne 6-7 a Çalhanoğlu, che è vero che arriva a parametro zero, non siamo più quella Juve lì, forse facciamo un po' fatica a permetterci quelle cifre lì, e poi in un ruolo che è un po' così, perché allora 4-2-3-1, allora Dybala titolare, Çalhanoğlu in panchina, cosa vuol dire? Che hai 17 milioni di euro di ingaggio tra titolare e riserva? Boh, è un boh. Poi davanti il nome di Maurizio Icardi, ve l'ho già detto anche prima, non scambierei Ronaldo per Icardi. Torniamo a fare quel discorso, Icardi è un classe 93, gli dai 7-8 milioni di euro all'anno, entro due anni magari è già finita la carriera di Icardi ad alti livelli, e diventa un giocatore da sbolognare. È ovvio che è in uscita dal PSG, è ovvio che il PSG voglia cercare di incastrarle qualche scambio, però secondo me è ora di guardare oltre. Non più quei giocatori che 3-4 anni fa facevano la differenza e quindi erano appetibili sul mercato. 3-4 anni il calcio cambia, 3-4 anni in più in una carriera di un giocatore che dura 15 anni, diventa 16 anni, 20 anni, è un bel pezzo. Quindi Icardi sì, ha determinate caratteristiche, ha determinate condizioni, accetta 4 milioni e mezzo, 5 milioni di ingaggio, ce lo valutano 20 milioni di euro cash, vogliamo scambiarlo con Cristiano Ronaldo a 50 milioni di euro all'interno dello scambio, quindi facciamo plusvalenza, ok, ma veramente deve essere un'offerta irripetibile e irrinunciabile. A me Icardi come giocatore piace, ci manca anche un attaccante con le caratteristiche di Icardi all'interno della rosa, però non è che sia qui a dire wow che bello arriva Mauro Icardi, evviva evviva evviva. Poi un giocatore che si può sposare bene con Cristiano Ronaldo, un giocatore che si può sposare bene con Paolo Dybala, è un giocatore alla Trezeguet che tocca il pallone e lo butta dentro. Però ripeto, forse non è adesso il momento di pensare a Mauro Icardi. Se c'era un momento di pensare a Mauro Icardi, era qualche anno fa, non più oggi. Moise Kean, ecco, Moise Kean invece è quel giocatore che ha molto senso per un discorso di crescita all'interno del vivaio della Juventus, quindi non va a occupare un posto in Champions, anche lui nel PSG, non va agli europei, rimane a casa, quindi si può già trattare, proprietà dell'Everton, dove potrebbe andare Pirlo addirittura a allenare, c'è stata questa voce. Moise Kean in prestito lo prenderei, non dimentichiamoci che ce l'hanno pagato una trentina di milioni di euro e quindi sicuramente vorranno venderlo un po' di più in questo momento, non spenderei 40 milioni di euro per ricomprare Kean oggi. Un conto è che possa arrivare a determinate condizioni, magari in uno scambio, si è parlato di Ramsey, si è parlato anche di Demiral, preferirei Ramsey da dare all'Everton, o in un prestito come è stato quest'anno al PSG. Mi piacerebbe, ecco, per completare l'attacco, uno slot alla Moise Kean che conosce anche Allegri, penso che possa essere veramente il giocatore ideale. E poi c'è Vlahovic, che è il colpo vero e proprio che io andrei a fare là davanti, però anche qua costa dei denari, costa dei soldini, però è quello che vi dicevo prima, io piuttosto che andare a ricadere sul nome di Mauro Icardi, guardo un po' avanti, come piuttosto che ricadere sul nome di Pjanic, guardo avanti. Locatelli e Vlahovic, meglio di Pjanic Icardi, secondo me in questo momento, soprattutto perché, ripeto, non siamo più la Juventus di qualche anno fa, che prendeva i grandi nomi, gli dava l'ingaggio che volevano, perché avevamo i soldi, eravamo in crescita, quello era il progetto. Questa è una Juventus che ha bisogno anche di ricominciare da giocatori che vogliono mangiare l'erba, che vogliono dimostrare che hanno le possibilità, le carte in regola per diventare campioni del domani. Quindi nella mia testa oggi, magari perché sono invecchiato, magari perché la situazione economica è differente, delle due investo sul cartellino, pago anche meno l'ingaggio, ma ho dei giocatori più pronti in prospettiva e che hanno la possibilità di giocare più stagioni ad alti livelli. Poi se tra due anni, tre anni, dopo che ne ho abusato, Vlahovic invece che 50 mi vale 80, lo puoi anche dar via. Però lì dopo ci penserai. Tra tre anni Icardi, se l'hai preso a 30, tra tre anni vale 5-10. Una roba del genere, quindi io guardo anche in maniera lungimirante, mi piacerebbe tanto, poi magari un fuoco di paglia, però inserire in un contesto in cui hai Dybala e Ronaldo titolari e Morata e Vlahovic riserve, è tanta roba secondo me, è tanta roba. Invece Depay è un giocatore che potrebbe arrivare a parametro zero, si parla di Depay in caso di cessione di Cristiano Ronaldo per cercare di
usare una casellina e non spendere tanti soldi, ecco, un giocatore molto interessante. Non so se effettivamente potrà essere un ingresso da Juve, non so se un giocatore con mentalità da Juve, caratteristiche da Juve, lo vedo molto più da estero, ecco, che da campionato italiano, però potrebbe arrivare davvero. Sicuramente sostituire Cristiano Ronaldo, per modo di dire, perché per sostituire Cristiano Ronaldo, caro Memphis Depay, di crostini ne devi mangiare, però vediamo, nell'ideale della Juventus forse questo è il piano, anche perché poi devi andare a riconoscere, come dicevamo prima per Calhanoglu, ogni volta che un giocatore arriva a parametro zero, l'abbiamo visto con Donnarumma, ne vuole 10, Depay cosa ne vorrà? Anche lui 7-8, una roba del genere, quindi piano con i parametri zero, perché sai che poi devi strapagarli nell'ingaggio, e poi quando poi li vuoi andare a cedere, vedi Ramsey, Nisba, non ci stanno, non lo vogliono. Menzione d'onore per Min Yae Kim, che mi avete detto potrebbe arrivare a parametro zero, non vi dico niente perché non ne so niente ovviamente. Caio Jorge, se ne è parlato, giocatore brasiliano acquistato alla Juventus, non ne so sostanzialmente nulla, come non so nulla di Malen, che mi sembra un po' quei nomi messi lì perché nella PlayStation li avete comprati o se ne sta parlando perché sono giovani che potrebbero esplodere qui là, non ne so niente, io ve li leggo. Emilic, che secondo me è un po' il discorso che abbiamo fatto prima anche riguardo a Aouar o a Locatelli, trattative iniziate da Paratici, giocatori nell'idea di Paratici ok per la Juventus, magari anche per Sarri perché l'aveva allenato, ma che nella realtà dei fatti in questo momento forse sono più lontani dalla Juventus di quanto non siano stati in passato. Aggiungiamoci che Milik poi ha delle ricadute fisiche importantissime, per l'amor del Signore vi prego non buttiamoci su Arkadiusz Milik, vi scongiuro, veramente ve lo chiedo per cortesia. Signori, questo era chi compra Juve, te lo dico io, tanti nomi che sono stati fatti, me li avete fatti voi, li hanno fatti i giornali, li hanno fatti dappertutto, io non so dirvi se sono veri o no, vi ho dato un po' una spolverata di possibilità, probabilità di arrivo, di non lo so, di felicità di Luca in caso di arrivo o di tristezza di Luca in caso di arrivo, le mie preferenze, ora però voglio sapere le vostre e magari sapere se ci sono altri nomi accostate la Juventus e che secondo voi potrebbero arrivare. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e prepariamoci a rivedere questo video tra qualche anno, quando sapremo com'è andata poi effettivamente la campagna acquisti della Juve, dicendo non ne hai beccato mezzo, ma neanche per sbaglio.